Albenga anche quest'anno si trasforma in un bellissimo giardino grazie a Fior d'Albenga. Vogliamo ricordare quando inizia e lo spirito che quest'anno anima questa bellissima manifestazione. Allora, l'appuntamento è il 31 marzo alle ore 11 in piazza San Michele per la tradizionale inaugurazione il sabato di Pasqua di questa 15ª edizione di Fior d'Albenga dal titolo Città da favola, perché quello è Albenga, quello sono le nostre eccellenze, delle vere favole che possiamo esportare nel mondo. Tanti appuntamenti anche collaterali, naturalmente ricordarli tutti sarebbe impossibile proprio perché sono tantissimi, ma saranno costantemente ricordati attraverso anche i social. Assolutamente sì, oltre ai soliti comunicati stampa potrete seguire tutte le attività e il calendario sui canali social, sul sito internet, che saranno costantemente aggiornati e terranno ovviamente informati tutti i curiosi che vorranno e potranno scegliere rispetto a tutta una serie di iniziative, dalla musica, l'alta e grande musica classica che sarà nelle chiese, frazionali e non, piuttosto che i cartoni animati per i bambini, scelti dai bambini di Albenga, tutte le iniziative collaterali all'interno del calendario di Fior d'Albenga legate al vino, alle eccellenze gastronomiche, al presidi slow food come l'asparago violetto e quindi con i presidi slow food, piuttosto che i mercatini di CIA, Coldiretti, Confagricoltura e tutti i produttori con le loro eccellenze. Perché lo ricordiamo, Albenga e Fior d'Albenga sono i fiori ma anche la valorizzazione del territorio, giusto? Che passa attraverso a quello che è le iniziative collaterali di Cip e Vip, quindi cuochi e verdure in piazza, che storicamente si affianca a Fior d'Albenga da 15 anni.